Io devo dire che riuscire a vedere, iniziare a poter vedere altre città nelle quali magari non si può andare, attraverso un'esperienza così avvolgente come quella che le nuove tecnologie ci consentono di effettivamente di vivere, consente quasi di democratizzare la possibilità di viaggiare, no? Perché talvolta vedere solamente, sfogliare un libro, sfogliare un catalogo, non consente di percepire appieno. Invece la possibilità di essere immersi a 360 gradi, potenzialità che la tecnologia e il digitale ci consente oggi, aiuta a immedesimarsi, aiuta ancora di più a viaggiare, come se fossimo tutti partecipi delle persone che in effetti compivano questi grand tour. Ed è questo legame che si crea attraverso la tecnologia tra il passato e il presente, consente anche di riscrivere un po' quelli che sono i canoni di una città come Roma, che noi assolutamente e fortemente non vogliamo che sia considerata solo un museo, come qualcosa che c'è da vedere, guardare e non toccare, assolutamente no. La possibilità di interagire, di iniziare a sviluppare nuovi percorsi, creare anche nuove opportunità sull'arte classica, sulle antichità, ci consente di far vedere e di far percepire Roma come un laboratorio vivo e pulsante. È quello che noi stiamo cercando di fare attraverso una serie di manifestazioni, attraverso lo sviluppo della nuova tecnologia, e sicuramente questo strumento del quale, insomma, voi ci avete fatto omaggio è fondamentale. Quindi io sono qui a ringraziarvi anche per l'esperienza che mi avete concesso di vivere prima attraverso questi strumenti per la realtà aumentata, e credo che sia una tappa importante ormai per lo sviluppo di qualunque tipo di settore. La cultura stessa riesce ad avere veramente una nuova veste, e sicuramente riuscire ad avvicinare i ragazzi a opere, per esempio, del passato, attraverso la possibilità di interagire come si fa con Pasquino, ad esempio. Tra l'altro oggi, tutt'oggi, sono comunque affissi dei messaggi, quindi avere la possibilità di scrivere anche in maniera virtuale consente quasi di rivivere delle tradizioni del passato che un po' stiamo perdendo. Quindi ancora, io non voglio rubare tempo all'ulteriore dibattito, insomma, che a breve si svolgerà qui sopra, ma sono davvero a ringraziarvi per l'opportunità che state mettendo in campo e per far vedere come la tecnologia possa davvero aiutare a vivere meglio anche la realtà. Grazie.